ha preso ufficialmente il via a Verona Fiera la 52esima edizione di Vinitaly, il più grande salone al mondo dedicato al settore vini e distillati. Alla presenza della nuova Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, la manifestazione è stata inaugurata dal Presidente di Verona Fiera Maurizio Danese e dal Direttore Giovanni Mantovani. Inaugurata direi con il botto, grande presenze istituzionali, c'è già un grande flusso di visitatori professionali. Il nostro obiettivo appunto è quello di continuare la selezione del visitatore e fare in modo che il visitatore professionale venga qui nei nostri padiglioni, mentre il visitatore wine lover vada in città a Vinitaly and the City. Più espositori esteri, quindi una manifestazione che si conferma essere chiave per il business del vino a livello mondiale. Presenza attesa molto importante da tutti i mercati, sia da quelli tradizionali, gli Stati Uniti, Germania, Nord Europa, ma anche da quelli nuovi, Asia, Cina in primis, e perché no, Africa, che può essere il mercato giusto di domani. Il Salone del Vino di Verona è sempre più internazionale. Gli espositori esteri all'interno del padiglione International Wine Hall quest'anno sono aumentati del 25%. I produttori stranieri sono infatti sempre più affascinati dal modello di fiera proposto da Vinitaly. Il settore è un settore importante, l'Italia esporta 5 miliardi e 9, 6 miliardi e il Veneto rappresenta 2 miliardi di questi 6 miliardi. Cresce bene l'export a livello internazionale e ne è una riprova che su 4.300 espositori del Vinitaly sappiamo che questi espositori vengono da 33 paesi diversi, quindi anche qui crescono di molto, quasi il 40% dei visitatori sono stranieri, questo ci fa ben sperare anche per il futuro. Abbiamo bisogno di crescere, il nostro vino, oltre il 50% del vino che produciamo va all'estero e dobbiamo portarlo all'estero e farcelo pagare bene.